Buongiorno a tutti, sono Serena di WebStyle e vi do il benvenuto al tutorial di oggi dedicato al secondo blocco della copertina di Frida Kahlo, ideata da Stylecraft. Oggi eseguiremo il blocco Dahlia che potete vedere qua già terminato. Ed ecco qua il materiale necessario. Prima di tutto vi serve un uncinetto del 3,5, delle forbici, l'ago da lana e poi il cotone. Io utilizzerò il Basic Cotton di cui ho avuto già modo di parlarvi, perché è ben ritorto e scivola bene. E sapete quanto sia importante per chi lavora l'uncinetto utilizzare un filo ben ritorto che non si agganci in ogni momento alla punta dell'uncinetto. Inoltre anche una cartella colori molto allegra e variegata e ciò non guasta. In questo video però non utilizzerò i colori effettivi del progetto, che sarebbero il blu per la parte esterna, il bianco per i petali e il giallo per l'interno. Perché purtroppo mi sono accorta che il blu scuro non viene molto bene nelle riprese, e allora per avere una ripresa più chiara preferisco utilizzare un bel colore squillante come questo rosa. Siete pronte? Eccomi qua. Mi scuso subito per la luce un po' ballerina perché ho aspettato per giorni che ci fosse una giornata con un po' di sole, ma qui continua a piovere e purtroppo oggi sì, c'è il sole, ma va e viene, quindi ci saranno dei momenti in cui ci sarà la luce molto forte, dei momenti in cui arriverà la nuvola, non si vedrà più niente. Allora, quindi abbiate pazienza. Partiamo, come nel blocco precedente, da 12 maglie basse chiuse in tondo. Come vi avevo già detto nel video precedente, è necessario che ogni volta che si cambia colore, si fermino i fili sul retro. Vi consiglio di farlo di volta in volta e di non lasciare tutto da fare verso la fine, perché altrimenti, ci si arena completamente perché diventa un lavoro veramente lunghissimo. Quindi io ogni volta che faccio una riga e poi devo cambiare colore, mi fermo e metto via e nascondo i capi del filo per non ritrovarmi poi un lavoro veramente infinito da fare in seguito. Su queste 12 maglie basse dovremo eseguire questo che viene chiamato popcorn stitch, il punto popcorn che forma i petali. Ma sembra difficile, ma è molto facile nell'esecuzione. È fatto da maglie alte. Allora, prima di tutto partiamo con la prima maglia alta, che come mi ha insegnato la mia amica Lucilla Alfano, si può fare, opla, adesso vi faccio vedere, senza bisogno di fare le 3 catenelle, si può fare direttamente la maglia alta in modo tale che siano tutte uguali. Opla, eccoci qua. Quindi punto in una maglia bassa, infilo e questa è la prima maglia alta che ho fatto invece di fare le 3 catenelle. Ne faccio altre 4, sempre dentro, puntate nella stessa maglia bassa di base. Quindi 2, 3, 4 e 5. Allora, eccole qua, le mie 5 maglie alte. Sfilo l'uncinetto, lo infilo nella testa della prima maglia alta, poi prendo questo capo, quindi la prima e l'ultima maglia alta, un gettato, e chiudo assieme le 5 maglie alte. Questo è il popcorn. Adesso ve lo faccio rivedere, perché praticamente ne dovremo fare 6. Se ne fanno 6 entrando in una maglia bassa sì e una no, quindi non lavorerò in questa maglia bassa ma in questa qua successiva. Per distanziare un punto popcorn dall'altro devo fare 3 catenelle, quindi 1, 2 e 3. Mi sbroglio un po' col cotone qua. Allora, abbiamo detto che devo entrare nella seconda maglia bassa di base. E qua faccio ancora 5 maglie alte. 1, 2, questa è la terza, quarta e quinta. Adesso faccio come prima, ho sfilato il mio uncinetto. Lo infilo di nuovo
dentro nella prima maglia alta del gruppo, la infilo dentro qua in questo cappo e chiudo. Opla. Chiudo bene, così è bello bombato. 3 catenelle, 2 e 3 e ripeto tutto intorno in modo da avere 6 punti popcorn. Come vi dicevo, queste 3 catenelle sono quelle a cui mi aggancerò per attaccare la lavorazione qua sotto. Quindi adesso prendiamo l'uncinetto e andiamo avanti. Queste codine avrei dovuto nasconderle perché mi daranno fastidio per tutta la lavorazione. Allora, facciamo 5 maglie alte dentro questo gruppo di catenelle. Le maglie alte, comincio a fare anche la prima come maglia alta, col metodo che mi ha insegnato la mia amica Lucilla. E per avere una maglia alta fatta bene, il consiglio che vi do è tenere ben saldo questo capo, in modo tale che non si lasci andare e la maglia alta diventi troppo morbida. Quindi questa è la prima. E adesso altre 4, tutte dentro questo gruppo qua di catenelle. Sarà il tormento questo cordino qua stupido sotto. Allora, una maglia l'ho già fatta, due, quattro e cinque, una catenella e poi faccio altre 5 maglie alte all'interno del secondo gruppo. E così via. Ecco, una catenella e vado nel gruppo successivo, che è qua. 5 maglie alte. E così tutto intorno. Ho finito il mio giro, l'ho chiuso con una maglia bassissima, il sole se n'è andato definitivamente, quindi questo passerà alla storia come il video con tanti tipi di luce diversa. Allora, adesso passiamo al secondo giro. 3 catenelle, 1, 2, 3. Poi faccio una maglia alta nella stessa maglia di base. Opla, qua fa fatica a entrare, ma eccola qui. Poi una maglia alta nelle 3 maglie alte seguenti, quindi 1, 2 e 3. Questa è la prima, seconda, terza. Nell'ultima maglia alta del gruppo di 5 ne faccio 2. Questo, se vi ricordate, è come il giro del primo blocco. Esattamente identico. Quindi qui ho fatto due aumenti sull'ultima maglia e sulla prima maglia. Una catenella, poi ancora questa che è la prima maglia alta di questo gruppo, in questa devo inserire due maglie alte. Uno, due. Nelle 3 seguenti, uno, due, tre. Una maglia alta sola, 1, 3 e in quest'ultima due maglie alte, così ho fatto un altro aumento. 1 e 2, una catenella e proseguo per gli altri 4 petali. Ho finito il giro. E qua ho chiuso con una maglia bassissima. E il prossimo giro, il terzo giro, è ancora un giro di aumenti dove dovrò sempre fare due maglie alte nella prima maglia alta e due maglie alte dentro nell'ultima maglia alta di ciascuna sezione. Quindi adesso questo, 1, 2, 3 catenelle, maglia alta dentro qua. E poi dentro in queste interne, queste 5 maglie,
faccio solo, inserisco solo una maglia alta. Nell'ultima ne metto due. Attenzione a non saltare questa qua che è un po' nascosta. Uno, due. Un consiglio che vi do è sempre quello di contare, perché sostanzialmente è quello che aiuta sempre a capire se si sta andando giusto oppure se si sbaglia. In questa ultima maglia alta inserisco due maglie alte in modo tale da fare un aumento, uno e un'altra ancora dentro qua. Una catenella e salto allo spicchio successivo, dove vado a inserire sempre due maglie alte in questa e due maglie alte in quest'ultima. Uno e due dentro nella stessa maglia alta di base, poi 5 maglie alte singole, 1, 2, 5. Nell'ultima ne inserisco 2 e ripeto questo per tutti gli spicchi. Guardate come è diventato carino il nostro esagono col fiorellino da dahlia al centro. Ho chiuso il giro con una maglia bassissima. Adesso passiamo al quarto giro, che è un pochino più interessante perché ci sono delle diminuzioni. Allora, il primo spicchio è leggermente diverso perché ci sono le catenelle per salire. Poi vi faccio vedere il secondo spicchio, che è quello che dovrete ripetere tutto intorno. Allora, 3 catenelle, non faccio una maglia alta sempre nelle catenelle di base, ma vado direttamente alla maglia alta successiva, perché non devo più fare aumenti, ma devo fare delle diminuzioni. Quindi, maglie alte nelle maglie alte di base. Questo rosa è davvero bellissimo e il cotone è davvero favoloso. Mi viene voglia di farmi 5.000 borsette e 200 coperte ad avere tempo. Quando arrivo alle due ultime maglie alte dello spicchio, devo fare una diminuzione. La diminuzione, praticamente comincio a fare la maglia alta, ma non la chiudo. Poi comincio a fare la maglia alta successiva e non la chiudo, quindi ho qui due maglie alte in sospeso assieme e le chiudo assieme. Questa è una diminuzione. Da due maglie alte di base ne ho ottenuta una sola. Poi 3 catenelle, 1, 2, 3. Nella catenella qua faccio una maglia bassa. Ancora 3 catenelle, 1, 2, 3. E vado nello spicchio successivo. Lo spicchio successivo è quello che dovrete ripetere tutto intorno. Allora, da queste due maglie alte ne devo tenere una sola, quindi comincio a fare una maglia alta e non la chiudo. Gettato, comincio a fare la seconda maglia alta e non la chiudo e poi le chiudo assieme. Questa è una diminuzione. Adesso se lo apro un pochino si vede meglio che da due ne ho tenuta una sola. Faccio delle maglie alte tutto di seguito. E mi fermo quando arrivo alle ultime due dello spicchio, dove dovrò fare un'altra diminuzione. Ecco qua, sono arrivata alle ultime due e devo fare la diminuzione. Comincio la maglia alta e non la chiudo. E poi vado, comincio la seconda maglia alta, non la chiudo, le chiudo assieme e faccio una diminuzione. 3 catenelle, 1, 2, 3, una maglia bassa nella catenella del giro precedente, 3 catenelle, 1, 2, 3, e
ripeto le diminuzioni su tutti gli altri spicchi. Ci vediamo alla fine. Finito il mio giro e lo chiudo con una maglia bassissima, non sulle 3 catenelle del giro precedente, ma sulla maglia alta del giro precedente. E in pratica è questa che mi funziona un po' come se fosse la diminuzione, perché come vi ho detto il primo spicchio è un po' diverso perché ci sono le 3 catenelle. 2, 3. Adesso andiamo avanti le maglie alte fino alle ultime due, questa e questa, che andranno chiuse assieme. Una iniziata e non chiusa, due, e le chiudo assieme. Poi 3 catenelle, 1, 2, 3. Una maglia bassa all'interno del gruppo di catenelle del giro precedente, 3 catenelle, 3, qua, un'altra bella maglia bassa nel secondo archetto, chiudo, adesso se io apro bene si vede meglio, poi altre 3 catenelle, 1, 2, 3, e passo allo spicchio successivo, dove devo fare ancora delle diminuzioni, quindi la prima maglia alta non la chiudo, la seconda non la chiudo e le chiudo assieme, così ho fatto una diminuzione. Poi le maglie alte centrali, 1, 2, 3, oppla. E queste due le faccio diventare una. Uno, mezza punciata. Tre catenelle. La maglia bassa nell'archetto precedente. Tre catenelle. Uno, due, tre. La maglia bassa nell'archetto del giro precedente, 1, 2, 3, eccolo qua, e adesso ripeto tutto intorno per gli altri spicchi. Ho finito il mio giro e anche qua unisco con una maglia bassissima, chiudo il giro con una maglia bassissima, opa. Non sulle 3 catenelle, adesso vi faccio vedere bene, ma sulla maglia alta, che mi funziona un po' da diminuzione. 1, 2, 3. Questo giro ancora diminuzioni, ma è l'ultimo giro di diminuzioni, poi dopo abbiamo finito. Vi dico subito che dal prossimo blocco cominceremo a lavorare con lo schema stampato qua sotto, così vi aiuto un pochino anche a capire come leggere lo schema, perché a volte capita che non si riescano a leggere gli schemi più complicati. Allora, praticamente ho fatto una maglia alta e qua devo fare due chiuse assieme, un'altra diminuzione. Quindi in totale praticamente qua ho 3 punti perché questi sono chiusi assieme, quindi 1, 2 e 3. Poi 3 catenelle, 1, 2, 3. Una maglia bassa in questo archetto. Adesso diventa facile, diciamo. 3 catenelle, 1, 2, 3, la maglia bassa nell'archetto successivo, 3 catenelle, 1, 2, 3, un altro archetto, un'altra maglia bassa nell'archetto successivo, quindi come vedete aumentano gli archettini, si fa questo effetto traforato, 3 catenelle, 1, 2, 3, e vado sulla punta di questo petalo, facendo ancora una diminuzione, quindi una maglia alta iniziata, la seconda maglia alta che non chiudo, chiudo assieme, questa è la diminuzione, una maglia alta normale e poi ancora una diminuzione. Quindi se guardate praticamente nel giro precedente
Ci sono 5 punti, perché queste è 1, 2, 3, 4 e 5. In queste invece diventano 3 punti. 1, 2, 3, perché sono chiuse assieme. Vedete anche sopra? 1, 2, 3. Ancora 3 catenelle. In pratica, 1, 2, 3, sto facendo gli archetti e proseguo così per gli altri petali. Ho finito il mio giro e chiudo con una maglia bassissima sulle 3 catenelle. Adesso mancano 2 giri ed è finito il blocco. Sul sito ufficiale si consiglia di passare praticamente dall'uncinetto dal 3,5 al 4 mm per fare in modo che il blocco poi misurato da qua a qua praticamente sia di 19,5 cm. Io ho una mano abbastanza larga e quindi anche con il 3,5 mi viene senza bisogno di passare al 4. Valutate voi se vi viene il blocco troppo piccolo, forse allora appunto è il caso di passare all'uncinetto del 4 mm per gli ultimi 2 giri. Allora, gli ultimi 2 giri bisogna fare nella maglia alta, qua questa centrale, bisogna fare 5 mezze maglie alte. Quindi 1, 2, 3. 5 e viene fuori questa specie di archettino sopra. E poi bisogna fare 3 maglie basse all'interno di ciascun archetto. Quindi 1, 3. Salto all'archetto successivo, altre 3 maglie basse. 1, 2, 3. Faccio una maglia bassa in questo che è la maglia bassa centrale precedente, una maglia bassa, e poi ancora 3 maglie basse nei 2 archetti, in questo qua. 1, 2, 3. Salto l'archetto successivo. 1, 2, 3. E poi praticamente nella maglia alta centrale, che è questa qua, vado a fare le 5 mezze maglie alte. E 5. Opla, archettino fatto. E vado avanti per tutto l'esagono. Finalmente siamo arrivati all'ultimo giro, che dovrebbe essere un giro di relax. Come avete visto, ho fatto il giro di maglie basse. Chiudo il giro con una maglia bassissima. E poi l'ultimo giro è fatto con delle maglie basse sulle maglie basse del giro precedente, tranne che dove c'è la maglia centrale, che è questa qua, la mezza maglia alta centrale del gruppo di 5, su questa. Diciamo, per fare la curva bisogna inserire 3 maglie basse, quindi una catenella per salire, una maglia bassa. Io ho subito qua la mia mezza maglia alta centrale del giro precedente, in questa faccio 3 maglie basse, 2, 3 e poi faccio maglie basse nelle maglie basse del giro precedente. Fino a quando non raggiungo questa, che è la mezza maglia alta centrale del gruppo. Su questa ne farò 3 di maglie basse. E faccio tutto il giro intorno. Ed ecco finalmente il blocco finito, nonostante il clima ballerino, il sole che va e viene, ce l'abbiamo fatta anche questa volta. Se vi è piaciuto questo video, iscrivetevi al mio canale, così potrete vedere anche come prosegue la il progetto della coperta di Frida Kahlo.
Potete anche seguire il mio blog che è www.hobbyfemminili.it e il mio sito di e-commerce che è www.webstyle.it. Grazie per avermi seguito e alla prossima. Ciao da Serena. Ciao ciao. Ma no, che cavolo, è venuto anche via lo smalto. Ma che giornata.